Buongiorno Tony. Buongiorno caro. Che bello, che bello averti qui. Grazie caro. Per me della, della mia generazione che sa, sono giovane quindi. Ha riso però Tony, io ti voglio bene. Ma... No, so, hai fatto bene a ridere. Tu veramente hai rappresentato non solamente il grande musicista, il percussionista che appunto ha suonato con tutti, poi ce lo dirai e quant'altro, ma hai sdoganato anche un certo tipo di musica facendola diventare dei successi internazionali. Però iniziamo dall'inizio. Ho letto che tu inizi in cucina a suonare, sì. È vero? È tutto vero, ma tu devi pensare che io ho iniziato nella cucina di casa mia a Napoli, dove tu sai che nel sud la maggior parte si vive in cucina, un sacco perché di le tempo donne si passa iniziano là. La mattina fino alla sera a cucinare. Certo. Mia mamma, per tenermi attaccata alle gonne per non perdermi, mi accendeva la radiolina, c'era la radio e non la televisione. La televisione non c'eravamo noi. Mi dava due cucchiarelle in mano e mi faceva scimmiottarella. E io credo di aver iniziato l'uso delle percussioni proprio sentendo la radio. Ma lo allora, la cosa bella è che molti bambini, compreso io e tanti altri, abbiamo iniziato così, però uno è diventato Tony Esposito, gli altri hanno fatto altri mestieri. Ci sarà un motivo, tu ce l'avevi nel sangue questo ritmo? Credo che c'è sempre naturalmente una tendenza, qualcosa o qualcosa di magico nelle persone, per cui poi dopo la musica... Io ne sono convinto. Perché ero bravo anche con le cucchiarelle, va detto, da ragazzino, mia mamma diceva che io andavo a tempo. Tu, poi dopo lo diremo, ma tu hai suonato qualunque cosa. Io ho suonato qualsiasi, qualsiasi cosa. Ascolta. Allora, andiamo sempre con ordine. Questa tua passione, perché già era passione, a casa come la vedevano? Guarda, a casa l'hanno sempre vista in maniera molto bene, devo dire, devo ringraziare i miei genitori perché non mi hanno mai ostacolato. Anzi, mia madre diceva sempre, figlio mio, insegui i tuoi sogni, fai quello che vuoi fare. Eppure stiamo parlando di una famiglia molto, molto modesta, credo. È bellissima però questa cosa e mi fa piacere che la ricordi, perché molte volte ci dimentichiamo che i genitori sono parte di noi. Hai ragione. E ci hanno aiutato e quelli come i tuoi, e ce ne sono tanti altri, che hanno assecondato i sogni, secondo me sono i più belli in assoluto. Avere dei genitori che in qualche modo ti aiutano, e questa è stata una sfida. Io ho fatto, dopo la scuola, ho fatto l'istituto d'arte, dopo il diploma io ho detto a mia mamma, guarda, io voglio trasferirmi a Roma. Con allora io e Alan Sorrenti, pensa, eravamo due ragazzi insieme, l'avventura romana. E mia madre ha detto, guarda, andiamo là, eccola qua, guarda che bella. Allora io penso, questa è una foto di mia madre a 103, mia madre ha vissuto fino a 105 anni, che... lucida, cucinava lei, che meraviglia, mamma che Maria. Meraviglia, guarda, la salutiamo. Ciao mia mamma, grazie. Signora, grazie innanzitutto di aver assecondato grazie, i sogni caro. Di quel bambino che oggi è diventato un grande professionista. Grazie. Allora, gli anni passano, tu compi quest'anno 40 anni, una canzone che ha fatto la storia della musica, guarda, internazionale. Devo, Kalimba de Luna. Kalimba de Luna è stato peraltro quest'anno, cioè, 40 ma non li dimostra. Lo vogliamo sentire poi ne parliamo? Sì, e poi ti dai, sentiamo un po' della sua... Allora, e ti faccio i complimenti per questo pezzo, riascoltando, ma ogni volta che lo ascolto faccio questa riflessione, è all'altezza dei grandi classici mondiali. Grazie. Non ha assolutamente nulla da invidiare ai pezzi di Springsteen, è considerato un evergreen. Devo dire che la forza di Kalimba, perché forse è nata da un musicista. Come nasce? È nata Kalimba da uno strumento, particolare che l'ho portato con me, l'ho fatto anche vedere, eccolo qua, è uno strumento africano. In Zimbabwe l'ho visto. Te l'ho portato questo. Perché questo è uno strumento africano. Bellissimo. Vecchissimo, e da questo strumento, dopo il mio primo viaggio in Africa, io ho portato questo strumento. Io voglio farvelo sentire. E sentiamo. Perché c'è un suono così evocativo. Oh, sembra di stare una e, poi e le note suonate. Evoca subito il Re Leone sto suono. È così. E per cui devo dire, da queste note sono nate Kalimba.
Ed è stato un successo che oggi si rinnova. C'è un famoso DJ, oggi si chiama Danny Losito, internazionale. Per questi 40 anni ha fatto un remix che sta di nuovo entrando in classifica. Io sono contento perché nasce da qua, nasce da là. Possiamo dire che le nostre origini sono là. Quindi bene o male, la musica, anche la musica, bravo, trova origini in quel continente meraviglioso. Allora, tu però, l'ho detto, qui ci sarebbe da parlare ore e ore con te, devo approfittare di averti qua. Allora, tu hai collaborato, l'ho detto, con i grandi, sei stato addirittura molti anni anche nella band di Pino Daniele. Te. Assolutamente, io, Tullio, James, abbiamo fatto quel super gruppo che per più di 30 anni aveva girato, devo dire, ho visto nascere il successo di Pino Daniele. E lo vediamo anche qui, ci abbiamo contribuito. Vediamo anche questo, dai. Anzi, via, sentiamo. A tutta carriera sulle tracce di Fantaghiro. Fantaghiro, persona bella. Tony, qui non c'era solamente Pino Daniele, c'era tanta roba. C'era tanta roba. Allora, lo commento.